Eccoci qua nel post gara con coach Andrea Niccolai. Allora, non era da sottovalutare assolutamente Livorno, non è stato così infatti, anche se nei momenti c'è stata un po' meno intensità. Sì, e allora abbiamo fatto una partita consistente con un bellissimo approccio all'inizio, che era il problema più grande. Il primo impatto con la partita è stato molto buono, con grande concretezza. Dopo sì, probabilmente c'è stato un po' di un abbassamento di tensione e sono venute fuori le qualità individuali di questa Livorno, che sapevamo che erano dei giocatori importanti, perché insomma Soloperto, Chiasi sono stati due giocatori di A1 importantissimi, Giampaoli, grandissimo tiratore, ex di Firenze, sapevamo di queste difficoltà. Tutto sommato direi partita in controllo, in più abbiamo anche un po' fatto un po' di esperimenti, alcune situazioni in vista della Coppa Italia, direi contenti, una bella giornata, una bella atmosfera con i ragazzi del baloncesto, con il lavoro societario di portare gente al palazzetto, molto, molto, molto bello, e quindi direi una giornata positiva. Ecco coach, parlavi anche giustamente delle Final Eight di Coppa Italia di Fabriano, primo impegno per voi venerdì alle 18:30 contro Sansevero, sarà una partita non semplice, vi preparerete però come sempre al meglio. Sì, era la paura, la difficoltà della partita di oggi era che stava proprio nel mezzo fra una partita importantissima che abbiamo giocato con Milano e la prossima di venerdì di Coppa Italia. Ragazzi, già in settimana mi sentivo parlare più di Sansevero che di Livorno, era quella la mia paura. Ora andiamo là a giocarci una partita con grande orgoglio, cercando di mettere in mostra tutte le nostre qualità, far vedere la nostra pallacanestro e poi vinca il migliore, insomma, credo che sia che altro un'esperienza importante per far crescere i nostri ragazzi più giovani e un'occasione importante di visibilità per il nostro progetto. Non so se lo sai poi coach, ma Omegna ha perso sul campo di Piombino a 4 punti dalla prima piazza, insomma si comincia a pensare anche un po' alla post season. No, siamo molto dispiaciuti di questa vittoria, perché abbiamo Piombino a 4 punti che diventa una contendente importante per i primi 2 o 3 posti. Credo che Omegna sia di un'altra categoria, l'abbia dimostrato più volte. Niente, sinceramente speravo vincesse Omegna. Questa vittoria qui ci complica un po' piani per arrivare nella giusta griglia playoff. Grazie.